CPL, lavorare all'interno di un aeroporto ha comportato a tutti gli effetti apprendere tutte quelle che sono le normative vigenti dell'ENAC, dell'ENAV e le disposizioni di scalo. Pertanto tutto il nostro personale ha dovuto effettuare corsi sulla sicurezza, corsi per ottenere la patente aeroportuale e imparare tutti quelli che sono le delimitazioni e le fasce di rispetto all'interno dell'aeroporto stesso. CPL Concordia ha realizzato qui a Malpensa circa 12 km di tubazione di N300, di cui 7 in un cunicolo tecnico di 2 m x 2, dove già erano presenti linee esistenti e canaline elettriche. Di questi 12 km, 5 sono stati realizzati con un teleriscaldamento tradizionale, quindi interrati. Il teleriscaldamento è alimentato a 150 gradi con acqua surriscaldata e fornirà circa 25 MW termici alle utenze del Terminal 2. L'energia termica prodotta riscalda all'incirca 3 milioni di metri cubi di edifici e si prevede che entro il 2010, con i nuovi ampliamenti, andrà a riscaldare circa 5 milioni di metri cubi. Le esigenze di riqualificazione del Terminal 2 hanno spinto SEA alla realizzazione di una nuova linea di teleriscaldamento in estensione alle 4 già esistenti. Per la realizzazione di questo progetto nel 2005 SEA ha indetto una gara d'appalto per la progettazione e la realizzazione delle reti termiche ed idriche. Nello stesso anno ha affidato i lavori a CPL Concordia. Il teleriscaldamento contiene circa 1 milione di litri d'acqua e per coibentare i tratti posati in cunicolo sono stati stesi circa 10.000 metri quadrati di coibentazione di lana di roccia ad alta densità. La soluzione di SEA, strettamente legata al contenimento energetico e allo sfruttamento della centrale di cogenerazione esistente, ha determinato, grazie alla collaborazione di CPL, la sostituzione delle centrali termiche a gas con degli scambiatori ad acqua. All'interno del Terminal 2 c'erano delle centrali termiche ormai obsolete, ecco perché in questo appalto siamo andati a riqualificare tutte queste centrali e tramite l'utilizzo di scambiatori termici andiamo a riscaldare tutti i circuiti secondari. CPL ha realizzato anche una centrale di rilancio di attemperamento dove l'acqua a 150 gradi viene miscelata con l'acqua di ritorno per fornirla in uscita a 135 gradi a protezione della rete preisolata del teleriscaldamento. In questa centrale sono installate 3 pompe di circolazione da 220 metri cubi ora e 35 metri di colonna d'acqua per un totale di 170 kW elettrici installati. Attualmente tutto questo impianto di teleriscaldamento già in funzione ha un sistema di telecontrollo remotizzato che viene gestito dalla sala controllo sempre di Malpensa Energia e dall'ufficio manutenzione di Malpensa che si trova al Terminal 2. Grazie al fatto di aver realizzato i lavori per la costruzione dell'impianto di teleriscaldamento, siamo stati invitati da SEA a partecipare alla gara
poi vinta, per la costruzione dell'impianto di climatizzazione nell'ambito dei lavori di completamento del Terminal 1 denominato Terzo Terzo. I lavori consistono essenzialmente nella fornitura e posa in opera di 4 unità di trattamento aria che saranno poste a una quota di più 24 metri e a una serie di lavori di impiantistica per la distribuzione dell'aria nei locali posti a vari livelli, il più basso dei quali a meno 11 metri.